Facciamo il punto sulla broncopneumopatia cronico-ostruttiva, una patologia altamente invalidante ad alto tasso di mortalità, con il professor Andrea Rossi, presidente dell'AIPO, l'Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri. Lo abbiamo incontrato qui a Vienna al Congresso Europeo sulle Malattie Respiratorie. Professor Rossi, innanzitutto ci può dare qualche dato numerico sulla BPCO, sulla broncopneumopatia cronico-ostruttiva? Sì, allora, la broncopneumopatia cronico-ostruttiva è il risultato di tre malattie, l'enfisema, la bronchite cronica e la bronchiolite. Colpisce il 10% della popolazione adulta dopo i 40 anni, popolazione generale, però la percentuale di persone colpite o di persone che si ammalano è molto maggiore nei fumatori rispetto ai non fumatori. Diciamo che l'80% delle persone che si ammalano sono fumatori e il 20% sono non fumatori, e qui entrano in gioco problemi come l'inquinamento, le allergie, eccetera. Sui fumatori, cioè sulla popolazione generale dei fumatori, la percentuale va da un minimo del 15% per i fumatori deboli a un circa 40 o fino al 50% per i forti fumatori. Queste sono le persone che si ammalano di BPCO. La caratteristica della BPCO è che è una malattia che provoca una lunga invalidità e una mortalità precoce. Quindi chi si ammala di BPCO avrà 10 o 15 anni di vita difficile, perché gli manca molto il respiro, e sopravviverà meno di chi non si ammala di BPCO. Quindi la BPCO sta diventando nel mondo complessivamente la terza causa di morte dopo le malattie cardiovascolari e le malattie cerebrovascolari. Ecco, per migliorare la prognosi di questi malati e soprattutto la loro qualità di vita, si punta sempre di più sull'intervento precoce. Ecco, perché va fatto un intervento precoce e come va fatta la diagnosi, che quindi diventa l'elemento cruciale? Sì, intanto si punta sull'intervento. Cioè, la cosa importante è identificare le persone malate e fare un intervento adeguato sulle persone malate. Non abbiamo ancora raggiunto completamente questo obiettivo, che è un obiettivo di salute individuale, di salute sociale e anche di economia sanitaria complessiva. Poi noi vogliamo alzare l'asticella, nel senso di portare ad una possibilità di diagnosi precoce che si può fare con l'aspirometria, che è un esame semplice, poco costoso, non doloroso, cioè un esame anche simpatico da fare, cioè con l'aspirometria, quindi la misura del respiro. E una volta individuate le persone che hanno questa malattia in una fase abbastanza iniziale, bisogna fare due cose. Primo, la campagna igienica, diciamo così, cioè la persona deve smettere di fumare, deve fare una vita più sana, deve socializzare, cioè si incoraggiano stili di vita più sani. Si instaura una terapia per consentire alla persona di non avere sintomi, diciamo, e per rallentare la progressione della malattia. Quello che si vede, che si sa e si è visto in questo congresso è che un intervento precoce rallenta la progressione della malattia e quindi è estremamente importante. Come si fa questo intervento precoce? Si fa prima di tutto con la diagnosi accurata. E qua c'è un'alleanza, diciamo, con i medici di medicina generale, i quali hanno la possibilità di somministrare un breve questionario che serve come case finding, cioè rivela delle situazioni che il paziente da solo magari non ha perfettamente messo a fuoco. Ad esempio il fatto di notare che fare un po' di scale diventa sempre più faticoso, quindi questo, o magari andare in bicicletta con gli amici, o magari giocare a calcetto, c'è una serie di cose che il paziente attribuisce a un normale invecchiamento, invece non è così, sono i segni precoci. Esattamente. Ecco, professore, passiamo invece adesso alla terapia. Ecco, quali sono i cardini della terapia attuale della broncopneumopatia cronico-ostruttiva? Allora, intanto da 10 anni, 12 anni a questa parte, disponiamo di farmaci efficaci nel controllare la malattia, nel migliorare i sintomi, migliorare la funzione respiratoria e rallentare la progressione della malattia. Il primo blocco, gruppo di farmaci, sono i farmaci broncodilatatori a lunga durata d'azione. Sono broncodilatatori efficaci che agiscono in due modi. Agiscono antagonizzando i recettori colinergici, quindi bloccando l'acetilcolina e quindi consentendo di aumentare lo stimolo contrario alla metacolina, e d'altra parte stimolando invece i beta recettori. Quindi questi sono farmaci antagonisti e farmaci agonisti per ottenere la migliore broncodilatazione. Talvolta sono usati anche in combinazione. Quindi questo è il primo gruppo di farmaci, e qua i più efficaci sono i farmaci che durano 24 ore, quindi quelli che si somministrano una volta e limitano lo stress meccanico delle vie aeree che si aprono e si chiudono. Il secondo, poi ci sono altri farmaci come il
farmaci antinfiammatori generali che hanno un'azione di vengono dati in associazione come il roflumilast o gli steroidi inalatori, questi vengono dati su specifici gruppi di pacienti, quelli con la bronchite cronica per il roflumilast, quelli che avevano l'asma o che hanno frequenti riacotizzazioni per gli steroidi. Questi farmaci, importante saperlo, vanno in aggiunta alla terapia di base che è sempre fatta con questi broncodilatatori a lunga durata d'azione. Cioè, quali sono le novità più recenti nella terapia della BPCO? Come farmaco classico che è il tiotropio, l'anticolinergico antagonista, un farmaco recente come l'indacaterolo che è un beta stimolante, poi nuove forme di anticolinergici, il glicopironio, l'aclidinium, altre forme di beta stimolanti come l'oloterolo, hanno questi nomi strani, poi la combinazione, cioè il fatto che più farmaci possono essere messi nello stesso inalatore. Gli inalatori sono una grossa novità, inalatori sempre più friendly, diciamo sempre più utilizzabili, perché si sono accorti che ci sono le persone e che le persone anziane non è che possono fare tante cose. Quindi diciamo, questo è un complesso di molecole e di vie di somministrazione delle molecole. Questo è, poi abbiamo il roflumilast, un nuovo antinfiammatorio, e nuove formulazioni di steroidi inalatori a lunga durata d'azione, quindi farmaci nuovi non sono più solo dei farmaci più efficaci, sono anche dei farmaci che durano più a lungo. Quindi direi che negli ultimi anni proprio c'è stato un grande progresso in questo senso. Bene, professore, per finire, clinica, ricerca e organizzazione sono appunto, rappresentano lo slogan del prossimo congresso nazionale dell'AIDA che si terrà a Verona nel prossimo anno. Ecco, ci spiega il significato concreto di queste tre parole. Sono, allora, la parola centrale è il paziente, di che cosa deve poter usufruire il paziente. Il paziente deve poter usufruire il più presto possibile delle acquisizioni della ricerca. Quindi il nostro impegno è di trasportare nella clinica le acquisizioni della ricerca il più rapidamente possibile. Ma poi c'è bisogno di una clinica efficace, quindi un approccio che passi dalla medicina di gruppo alla medicina individualizzata, questa è la clinica, ma c'è bisogno dell'organizzazione, cioè il fatto che le istituzioni devono fare in maniera che questo approccio di ricerca e di clinica sia efficace poi su tutta la popolazione, cui occorre l'organizzazione sanitaria. Questo è un po' il senso che vogliamo dare. Quindi queste tre parole vanno viste insieme, perché insieme agiscono. Se manca l'organizzazione non c'è più la possibilità di intervenire sulla popolazione. Se la ricerca non si traduce in clinica non serve più a nulla, ma se la clinica perde il supporto della ricerca resta ferma negli anni. Quindi bisogna rendersi conto che non è più una medicina solo di un rapporto medico-paziente, ma è una medicina molto più complessa.